Grazie al sottosegretario Gozi. Vorrei partire con una prima domanda, in verità, se, perché io condivido direi totalmente le cose che tu hai detto, che poi anche il Comitato ha evocato e fatto in precedenza, cioè qual è la posizione degli altri governi europei, quindi credi che questa è una cosa che può interessare a tutti? Noi sappiamo benissimo purtroppo che la crisi economica è quella che ci ha fatto scoprire i limiti dell'Unione Economica e Monetaria, ma i limiti dell'Europa nel suo insieme. Abbiamo dato, come tu hai detto e come ha detto anche la collega Bischoff, risposte sbagliate, a volte con ritardo, risposte che hanno causato, diciamo, guai ulteriore all'economia e ai cittadini, ai lavoratori, con conseguenze nefaste in alcuni paesi dell'Eurozona. Nel frattempo sono sopraggiunte, come sappiamo, altre emergenze che qui sono state evocate, adesso la Brexit. Cioè, tutto questo però ha confermato l'incapacità purtroppo dell'Europa a decidere, cioè a trovare soluzioni rapide ed efficaci per le persone e per le imprese europee. L'Europa, secondo me, appare, ma non credo solo secondo me, come una sorta di pugile suonato, cioè ormai che è arrivato quasi a terra in una sorta di KO, cioè, ma sta come il pugile che cade e non riesce a rialzarsi. Quindi, e in questo momento corriamo un rischio ancora più grave, a mio avviso, che con la scusa di Brexit, il pretesto di Brexit, cioè si utilizzi questo pretesto per lasciare le cose come stanno, cioè si fanno lunghe discussioni, magari ancora per altri 2 o 3 anni, e si tappano solo i buchi senza affrontare la situazione in maniera radicale, in particolare per quanto riguarda appunto la situazione economica, quella finanziaria, quella bancaria, la situazione sociale e principalmente la situazione politica, secondo me. Ecco, è proprio questa la questione, cioè la politica. È qui che l'Europa ha fallito, cioè ha messo la politica e la democrazia al suo interno, cioè l'ha messa da parte. Quindi invece doveva fare il contrario, cioè è un vuoto che va recuperato, tu lo hai enunciato nella parte finale, quindi è una cosa positiva. E allora cosa dobbiamo fare subito? Cioè, primo, già è stato ricordato da altri colleghi, la Bischoff ha fatto gli elenchi, abbiamo bisogno di dare risposte immediate a alcune emergenze che tu stesso hai evocato. Cioè, non è impossibile continuare a tergiversare a questo modo, è assolutamente inaccettabile e questo va detto con forza e vanno messe anche all'esterno le persone e i governi che sono contro eventualmente la realizzazione di questi obiettivi. E un'altra cosa da fare di carattere politico, che in parte il governo italiano ha già avviato, ma io spero che non sia il solo, cioè ripartire. Qui abbiamo bisogno, secondo me, proprio di riniziare, di ritornare all'origine, ma in senso positivo, cioè mettere insieme alcuni paesi volenterosi che vogliono condividere queste politiche, un destino comune, di solidarietà anche, che abbiamo dimenticato, cioè qualcosa che vada al di là dell'economia e del mercato, cioè che metta in campo un processo decisionale diverso da quello attuale, antidemocratico, per evitare che alla fine o non si decide nulla, o se un paese non è d'accordo, oppure si finisce col decidere solo quelli che dice il paese più forte, ed è questa una cosa inaccettabile. Quindi praticamente, anche se è una parola che non la evochiamo più, ma credo che bisogna ritornare a parlarne, occorre avviare un'Europa federale con chi è disponibile e alla quale anche gli altri successivamente possono aderire. Allora abbiamo le condizioni per partire da subito, secondo me, approfittando di Brexit, indicando un obiettivo, quello che ancora non c'è, cioè un'idea di futuro, lo faccia solo il governo italiano se gli altri non lo fanno, in maniera pubblica, per far capire alla gente quali sono le cose da fare. Secondo me le persone, se si parla chiaramente, capiscono e alla fine votano e ritornano a votare i partiti seri. E bisognerebbe fare, ho chiuso, secondo me, comprese le nostre, ma anche le riunioni del Consiglio europeo, della Commissione, del Parlamento, bisognerebbe farla aperte, a porte aperte, per capire quello che i politici dicono all'interno delle riunioni. Io spero che tu condividi anche questa proposta.